Due attentati terroristici in un solo giorno. Uno contro la Russia, l'altro contro l'Europa. Ma con significati diversi e intenti parzialmente diversi. L'assassino terroristico in cui ha trovato la morte l'ambasciatore russo ad Ankara ha un significato preciso: colpire la Russia, che è stata la protagonista della cruciale sconfitta della Jihad islamica in Siria. E nello stesso tempo minare il difficile negoziato in corso tra Russia e Turchia per una soluzione definitiva della guerra contro il morente Stato islamico. Coloro che hanno alimentato il terrorismo in Siria e in Iraq non hanno gettato le armi e stanno alzando la posta. Diverso sembra essere il caso del massacro di Berlino. Mettendo in fila la serie degli attentati terroristici, a partire da Charlie Hebdo, passando per il Bataclan, arrivando all'aeroporto belga di Zaventem fino a Berlino, non è difficile scorgere un obiettivo unico: colpire le due colonne portanti dell'Europa, Francia e Germania. Terrorizzare le loro popolazioni, disarticolando le loro difese e le loro istituzioni, gettando nel panico le loro leadership. Resta da individuare chi, quale forza sovranazionale, si proponga l'obiettivo di accelerare lo sfaldamento psicologico e politico di questa Europa. Oramai sappiamo in modo assolutamente incontestabile che lo Stato islamico è stato in gran parte una creatura dei servizi segreti occidentali ed arabi. Dunque l'Occidente, insieme ai finanziatori arabi, è stato come minimo direttamente coinvolto nelle attività militari, e dunque terroristiche, dell'ISIS, di Al-Qaeda, di Al-Nusra, e sicuramente di quella parte del terrorismo islamico che non a caso proprio l'Occidente ha cercato di accreditare come moderato. La materia è talmente inquinata ed esplosiva da non consentire a nessuno risposte facili e semplicistiche. Dire che l'ISIS attacca l'Europa equivale a dire, alla luce di questi dati, che c'è qualcuno, in Europa e altrove, che aiuta a destabilizzare l'Europa. Sta diventando inevitabile sciogliere questo nodo e colpire i responsabili. Non solo i fanatici islamisti che si suicidano, ma chi li manda a suicidarsi, massacrando decine di innocenti. I grandi elettori hanno confermato la vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali. Con 304 voti a favore, il tycoon ha largamente superato la soglia dei 270 voti necessari per assicurarsi la Casa Bianca. Inconcludente l'iniziativa di alcuni grandi elettori democratici di creare un gruppo, gli Hamilton Electors, per esortare i propri colleghi a sostenere il repubblicano John Kasich. Inconcludente anche l'isteria della Clinton sulle manipolazioni informatiche, mai provate, messe in atto da fantomatici hacker russi. Forse un segno che i media istituzionali hanno gridato al lupo troppo a lungo. Dopo l'arresto di Marra e le dimissioni di Frongia, d'accordo con la maggioranza del Movimento 5 Stelle in Campidoglio, il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha nominato suo vice l'assessore alla cultura, Luca Bergamo. Resta l'ipotesi che la stessa Virginia Raggi possa essere indagata per abuso d'ufficio. Alla luce di quanto è accaduto e sta accadendo, appare chiara l'evidente difficoltà del Movimento 5 Stelle anche nel caso di una consultazione elettorale anticipata nazionale. Ningbo Zhoushan è il primo porto contenitore al mondo. In meno di un anno ha movimentato 900 milioni di tonnellate di merci, generando un aumento di fatturato pari al 30%. Situato sulla costa del Mar Cinese orientale, nella provincia di Zhejiang, il porto ha rafforzato la sua cooperazione con Maersk e Cosco e prevede lo sviluppo di nuove rotte commerciali verso Giappone, Corea del Sud, Sud America e la costa occidentale degli Stati Uniti d'America. The first topic we discussed was the crisis in and around Ukraine. Allies and Russia had profound disagreements on the crisis. Today,
allies reiterated their strong support for Ukraine's sovereignty and territorial integrity. Allies do not and will not recognize Russia's illegal and illegitimate annexation of Crimea. Закончил один дубль, извини.